Se tu avessi vinto Miss Mondo e ti mancava pochissimo, saresti salita sul palco con la bandiera del Veneto. Tu sei veneta. Sono veneta, veneta. Anche se a volte non sembra. Mi avevano chiesto una frase celebre in Veneto e gli ho detto: oh, scantabauchi, svegliamo a cacchi. Che è la frase tipica che mia nonna mi ripeteva quando ero piccolina. Cosa vuol dire? È quando ti fai male e ti avevano già precedentemente avvertito di non fare quell'azione lì, ti svegli un attimino fuori e te la ricordi a vita. E a Miss Mondo in finale sei arrivata seconda, ma hai vinto anche due fasce. Sì, ho vinto la fascia Jules Cagnet e la fascia model, che mi permettono di avere dei contratti. Infatti ormai la modella a tempo pieno. Ma Katia, oltre a fare la modella, ha un desiderio. E sfruttare la mia immagine in questo momento proprio a disposizione del volontariato. Che cosa ti piacerebbe fare nel volontariato? Mi piacerebbe lavorare tantissimo con i bambini. Mi piacerebbe lavorare in ospedale perché comunque ci sono delle realtà veramente lontane dalle nostre e molto molto dure. Qualcuno dice: ma così italiana non è questa ragazza pur bella, perché quello te lo riconoscono tutti che sei bella. Lui dice: però non è veramente la bellezza italiana. Che cos'è la bellezza italiana? Bellissima domanda. Se negli anni 50-60 poteva essere Gina Lollobrigida e Sofia Loren, in questo momento storico può essere chiunque. Basta che si senta italiano e soprattutto, almeno come lo sento io, difenda un patrimonio artistico e umano indescrivibile, che è quella che è l'Italia. E tu lo stai facendo? Incomincerò a farlo, lo sto facendo pubblicizzando al massimo quella che è la Riviera del Brenta. Noi ti vogliamo padovana. ma arriverà anche questo momento qua. Io mi sento un po', nel senso che col fatto che la maggior parte della mia vita è dentro le aule studio, per forza di cose sono a Padova. A me piace tantissimo leggere e di conseguenza molte persone hanno cominciato a chiedermi consigli. Fidanzato scrittore? Fidanzato non è scrittore, sono io la scrittrice dei due. Fidanzato veneto? Fidanzato non venetissimo. Veneto sei sempre tu, il Veneto. Il Veneto sei sempre io, ma deriva da un'ex colonia veneta, diciamo. Possiamo dedicargli questo buongiorno mattina? Ma certo. Allora buongiorno mattina. Buongiorno mattina.